Roma blindata per i funerali di Papa Benedetto. Il sistema di sicurezza intorno a San Pietro viene elevato al livello arancione. Oltre 1000 persone delle forze dell'ordine, tiratori scelti lungo i percorsi sensibili fra Gianicolo e Via della Conciliazione. Squadre speciali NBC, cioè con attrezzature nucleari, batteriologiche e chimiche. È un'area vasta, un'area di rispetto alla quale sarà possibile accedere attraverso tre direttrici, che sono quella di Via di Porta Angelica, Via della Conciliazione e Piazza del Sant'Uffizio. Sotto il coordinamento della Questura di Roma c'è il coinvolgimento di tutte le forze di polizia, e in modo da creare un apparato integrato della sicurezza anche con il sistema della protezione civile e tutti gli altri enti interessati. Rafforzati i presidi e i controlli della Gendarmeria Vaticana nei territori di pertinenza. La no-fly zone sul Vaticano viene estesa, ha confermato il prefetto Bruno Frattasi al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. La città viene sorvegliata dall'alto dagli elicotteri e dai radar per un raggio di 300 km, con i caccia pronti a decollare dalle basi militari. Il quartiere davanti al Vaticano in parte viene chiuso al traffico nelle strade parallele a Via della Conciliazione. 600 i vigili urbani impegnati, divieto ai mezzi pesanti, potenziati bus, metro e treni. Altri blindati vengono collocati nei punti di massimo afflusso. La stima iniziale di 60.000 fedeli in arrivo probabilmente verrà rivista, poiché nei primi 2 giorni di omaggio al feretro il dato è stato ampiamente superato.